Accendiamo tutto. Non lo so, Anastasia, l'avrà rubata in casa di qualcuno, forse la nostra banana. Ascolta, ascolta. Mamma mia, mamma mia. Sei potente. Ciao, come stai? Bene. Oggi anch'io bene, oggi vuoi andare a mare? Non so, perché c'è questo freddo. Infatti io vedi che è un robottino. Io invece no. Posso stare un po' con te? Sì, andiamo nella montagna. Va bene. Dime, è ora di andare a dormire. È tardi, domani siamo a scuola. Ho sentito la porta di casa. La voi l'avete sentita? Sì. Avete sentito anche voi? Sì, è vero. Devo controllare? Sì. Va bene. Venite, bambine. Ma perché? C'è la porta aperta, bambine. Come mai c'è la porta aperta? Ma l'avevate lasciata aperta voi? No. Non capisco. Sentite questo rumore? Da dove arriva? No. Chi è stato? Ani, hai detto qualcosa? No. Tu hai detto qualcosa? No. Sei sicura? Mi stai facendo uno scherzo, Vanessa? Va bene, dove? Girati. Cosa? Girati. Cos'è? Oddio, ragazze. Oddio. Accendiamo tutto. Oddio ragazzi, ma avete visto? Ma c'è un gorilla. Ma il gorilla, Vanessa, si sono estinti milioni di anni fa. Abbiamo trovato la porta aperta e c'è un gorilla sulla nostra sedia. Sta mangiando una banana. Questo ci mangia a noi, altro che alla banana. Ma guardate, banana. Ragazzi, guardate. Ma la banana dove l'ha comprata? Non lo so, Anastasia, l'avrà rubata in casa di qualcuno. Forse è la nostra banana che si sta mangiando. Ma chi sei? Oddio, mamma mia. Ma cosa c'è? Cosa mi stai dicendo? Dove hai comprato la banana? Dove l'hai presa? All'U2, eh? All'U2? Cioè tu sei entrato all'U2 che è un supermercato e hai comprato una banana? Senti, ma sei a... Io dico no. Vuoi stare qui con noi? Sì! Vuoi stare qui con noi? Mi sento solo! Fammi vedere che bel viso! Fammi vedere! Aia, mi hai dato un pugno su un ginocchio! Calma, perché tu sei potente, ascolta! Mano, dammi la mano! Ascolta, dammi la mano! Siamo amici? Ok, va bene. Hai sete? Bimbe, ascoltatemi, bimbe, prendetelo per mano, portiamolo sul divano. Penso che sia stanco, dobbiamo cercare di capire sempre se riusciamo a capire. Mi fa cadere la bambina dalle scale. Cerchiamo di capire. Ehi, allora ascolta. Mamma mia, sei potente. Ti sei calmato? Ok, quindi tu capisci la nostra lingua, tu mi capisci, sei molto intelligente. Ok, perfetto. Dobbiamo darti un nome, vero bimbe? Dobbiamo darvi un nome. Come lo chiamiamo? Avete un'idea? Ti piace Black? No, Black non ti piace. Leo? Ok, Leo allora. Leo? Il nostro animaletto di casa. Leo, hai sete? Ok, Leo, ok. Allora, bambine, purtroppo c'è anche un problema, che bisogna capire se Leo possa avere delle malattie. Quindi,
vabbè, Leo, le malattie le abbiamo tutte, Non ti arrabbiare, per favore, non ti arrabbiare. Io posso avere delle malattie e tu no, va bene. Però sicuramente bisogna fare un tampone a Leo. Ok? Bimbe? Siete senza parole, bambine? Siete senza... Dove vai, Leo? Leo, 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 calma, 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 calma. Leo, andiamo a prendere da bere a Leo. Tu resta qui, Leo. Come sei morbido, Leo. Sì, ma vi rendete conto di quello che ci è appena accaduto? Noi abbiamo un gorilla che si è estinto milioni di anni fa in casa. In casa. Sembra buono, eh? Vero, bambine? In realtà sembra buono, ma... No, cattivo no, dai, mi sembra buono, ma come ha fatto innanzitutto a esserci, a esistere? Come fa a esistere? Come, da dove arriva? Dobbiamo capire da dove arriva, ragazzi, scriveteci nei commenti se avete un'idea da dove possa arrivare questo gorilla. E scriveteci nei commenti se il nome Leo vi piace. E poi anche è un bellissimo nome, Leo. Anche va bene che fa... Sì, per forza, perché Leo non parla. Credo che dovremmo insegnargli il nostro linguaggio, lo sapete? Perché piano piano dovremmo insegnargli anche a parlare, a essere meno aggressivo. Avete visto come si è comunque rivolto a voi? Ma secondo me non per cattiveria, perché comunque lui è un selvaggio. Vabbè, io sinceramente stanotte ho un po' di terrore a dormire con uno scimpanzé gorilla in casa. Non sono molto tranquilla. Hai qualcosa da dire, Anastasia? Sì, infatti la mattina appena si uccide, è un po' tranquillo. Boh. Sta facendo colazione, dice, magari, o magari se ne... forse piange, noi siamo, magari stanotte va via, da come è arrivato se ne andrà questo scimpanzé, e domani se non è andato via io devo farmi un tampone, perché io devo essere anche sicura che questo gorilla non sia infetto, non sia malato, giusto ragazze? Sì, però non mi piace che va via. Ti dispiace che va via, amore, ma non si possono tenere gorilla in casa. Se i nostri vicini lo vedono, succede un casino. Ma vi rendete conto? Pensate voi se doveste vedere che il nostro vicino ha un gorilla in casa. Cosa fareste? Andreste. No, lo possiamo nascondere. Sì, non è tanto piccolo da riuscire a nasconderlo. Adesso vediamo, dai. Ok? Vabbè, dai, Vane, vieni. Allora, dovevamo prendere da bere a Leo. Prendete qualcosa in frigorifero che andiamo a vedere che cosa sta facendo Leo. Un lattuccio, un nicotino. Sì, andiamo a vedere, dai. Abbiamo il latte, andiamo da Leo. Andiamo a vedere cosa fa Leo. Si è addormentato Leo. Poverino, Leo deve essere molto stanco, deve aver viaggiato veramente tanto. No, no, poverino. Sta sognando. Chissà se ha una mamma, un papà. Non vi dispiace per lui? Sì? Domani dobbiamo cercare di capire da dove arriva, bimbe? Adesso andiamo a dormire anche noi, va bene? Buonanotte, Leo. Buonanotte, Leo, buonanotte. Beh, ragazze, dai, adesso andiamo a dormire e speriamo di riuscire a dormire tranquille e serene, Va bene? Sì. Ci vediamo domani. Mi raccomando, amici, il video finisce qua e se il video vi è piaciuto, anche se c'è un gorilla in casa, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Vedete le emoji di uno scimpanzé. Ciao, buonanotte. No.